benvenuti a un nuovo video. Oh yes, è di nuovo arrivato il momento di condividere con voi i miei prodotti preferiti del mese e anche questa volta ho un po' di cosette da consigliarvi. Alcune sono regali di Natale, altre provengono dal mio viaggio a Parigi, altre ancora le ho acquistate semplicemente perché spinta dalla curiosità, ma tutte mi hanno entusiasmata per un motivo o per l'altro. Quindi senza ulteriori indugi io direi di cominciare con la prima categoria, che è quella della cura della pelle. A fine dicembre mi sono lasciata incuriosire dalla Glam Glow, un brand molto trendy specializzato nella creazione di maschere per il viso. Ed ho acquistato la Super Mud, una maschera purificatrice che è formulata per restringere i pori, assorbire l'eccesso di sebo e dare elasticità e tonicità alla pelle. Vi dico subito che ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Partiamo con gli aspetti positivi. Dopo aver applicato questa maschera per 2 o 3 volte ho notato un leggero miglioramento nella texture della mia pelle. I pori sono leggermente meno visibili, i punti neri sono diminuiti e in generale la pelle risulta più tonica e più luminosa. Queste sono poi le ragioni per le quali ho deciso di inserire la Super Mud tra i miei prodotti preferiti di gennaio. Gli aspetti negativi invece, il più evidente è il prezzo, perché questa signorina costa ben 50 euro e in realtà la confezione è ingannevole, perché all'interno di questa grande scatola c'è il vasetto che poi contiene il prodotto e ne contiene soltanto 34 grammi. Un altro aspetto non proprio entusiasmante è che dopo aver risciacquato la maschera la pelle tira leggermente, quindi è piuttosto aggressiva. Perciò se avete una pelle tendenzialmente secca io vi sconsiglio di utilizzarla. Il prodotto in sé è molto corposo, anche leggermente appiccicoso. La maschera non è proprio invitante perché ha questo colore grigio molto scuro. Ma è semplicissima da applicare, basta stenderne uno strato leggero su tutto il viso oppure solo sulle aree più problematiche come il naso, le guance e la fronte, dopodiché lo si lascia agire per 10-20 minuti durante i quali la maschera si secca completamente e poi la si risciacqua. Siccome è piuttosto aggressiva io ho deciso di utilizzarla soltanto raramente, quindi non tutti i giorni, neanche tutte le settimane, in modo da non alterare troppo il pH della pelle. Diciamo che la utilizzo quando sento il bisogno di purificare a fondo il viso. Direi che vi ho dato tutte le indicazioni, adesso sta a voi decidere se provarla oppure no, ma se deciderete di testarla non dimenticate di farmi sapere cosa ne pensate. Passiamo ora al secondo prodotto, sul quale invece non ho assolutamente dubbi perché mi ha conquistata fin dal primo utilizzo, e si tratta della crema per il contorno occhi della First Aid Beauty, la Eye Duty Triple Remedy. Mi piace tutto di questa crema, a partire dalla confezione, che come vedete ha questa parte in metallo bombato che è perfetta per stendere e massaggiare il prodotto, farlo penetrare nella pelle e al tempo stesso rinfresca proprio perché è in metallo. Il prodotto esce da questa parte posteriore, dopodiché lo si stende. È molto corposa ma non è unta, si assorbe in un attimo e ho notato davvero dei miglioramenti perché sgonfia le borse, riduce leggermente le occhiaie e va anche a contrastare i segni del tempo. Come sempre vi ricordo che sul mio blog troverete i link di tutti i prodotti dei quali vi parlerò nel corso del video, con indicazioni per reperirli online nel caso in cui foste interessati. Direi che possiamo passare alla prossima categoria, che è quella del make-up. Per la categoria del make-up ho 2 prodotti da mostrarvi. Il primo è un regalo di Natale che ho adorato e si tratta della palette Naked On The Run della Urban Decay. Mi piace moltissimo perché al suo interno è contenuto tutto l'essenziale. Intanto ha anche uno specchio grandissimo, che non è male, e all'interno, come vi dicevo, ci sono ben 6 ombretti delle tonalità molto neutre e quindi molto sfruttabili, un illuminante, un fard che adoro ed è forse il mio pezzo preferito di tutta la palette, tra l'altro ce l'ho anche in questo momento, un bronzer che è perfetto con il mio incarnato, un lip gloss molto neutro, una matita per occhi e un mascara. È perfetta da portare in viaggio perché, come dicevo, c'è tutto l'essenziale, ma è molto comoda anche da tenere a casa perché avete in un solo cofanetto tutto ciò che vi serve.
Il secondo prodotto di make up proviene dal mio viaggio a Parigi e si tratta del rossetto di Laura Mercier nella colorazione Plumberry, che è quello che ho in questo momento. Mi è stato regalato, insieme ad altri acquisti che ho fatto nel comptoir di Laura Mercier a Parigi, e mi piace tantissimo perché ha questa colorazione di un rosso con sottotoni rosa che trovo si abbinino perfettamente al mio tipo di carnagione. Si stende facilmente, non sbava, dura a lungo, è lucido ma non troppo lucido, insomma mi piace tantissimo, è stata la vera fortuna averlo in regalo e ve lo consiglio. Direi che per il make up abbiamo finito, possiamo muoverci verso la categoria della moda, degli abiti. Non potevo non inserire tra i miei preferiti di gennaio questo maglione di H&M, perché praticamente ci ho vissuto dentro per la maggior parte del mese. Mi piace da morire perché è molto morbido, caldissimo, comodissimo. Mi piace molto anche il taglio, che cade dritto e poi ha degli spacchi laterali, e poi ha soprattutto questo collo molto lungo e molto vaporoso che lo rende perfetto per questa stagione. L'ho indossato ogni giorno durante il mio viaggio a Parigi e, dopo averlo lavato, l'ho indossato ancora un sacco di volte anche nel corso del mese. Insomma, non potevo non inserirlo perché lo adoro. Il secondo capo proviene ancora una volta da H&M ed è il vestito che ho in questo momento, che ha questo colore giallo melange, è avvitato, quindi è molto, mette in evidenza la vita, ma è svasato nella parte inferiore, ha le maniche lunghe, è piuttosto semplice, ha anche delle piccole tasche nascoste con cerniera sui fianchi. E insomma, diciamocelo, gli abiti sono sempre la cosa più comoda, perché basta metterseli addosso per essere pronti, non c'è bisogno di pensare troppo agli abbinamenti. In particolare questo vestito l'ho indossato spesso abbinandolo con dei maxi cardigan e con degli stivali, dandogli un tocco leggermente retro, come piace a me. In ogni caso, se vi piace, è disponibile anche in nero melange e io lo trovo un capo semplice, abbastanza caldo, comodo e ancora una volta ideale per questo periodo dell'anno. L'ultimo capo invece proviene da Parigi e ve l'ho già mostrato nel mio video haul. Tra l'altro, se non l'avete ancora guardato, potete vedere tutti i miei acquisti parigini cliccando qui. Quello che vado a mostrarvi invece è questo cappotto leopardato che ho acquistato da Primark a Parigi. Non mi sono pentita affatto di averlo acquistato perché lo adoro, ha un taglio molto lineare e semplice, ma allo stesso tempo anche leggermente retro. È perfetto sia da abbinare a dei look un po' più eleganti, ma è anche perfetto da indossare con jeans e con una maglia. Insomma, è versatile nonostante sia un po' particolare, un po' bizzarro, e io lo adoro e non potevo non inserirlo tra i miei preferiti di gennaio. Il primo accessorio è quello che indosso, una collana. Ancora una volta proviene da Primark, è divertente, è simpatica, costava poco ed è il classico pezzo che porta luce e dà un tocco speciale a qualsiasi outfit, e trovo che si abbini anche molto bene con il mio vestito di H&M. Per quel che riguarda invece le mie ultime creazioni, vorrei mostrarvi una parure che ancora una volta è dedicata alla mia musa indiscussa, ovvero Frida Kahlo. Come sapete, ho già dedicato diverse parure a Frida, questa volta però ho fatto qualcosa di leggermente diverso. Ho preso il suo autoritratto con collana di spine e l'ho alterato in Photoshop, creando un'immagine leggermente diversa. Sono infatti andata a modificare lo sfondo ed ho realizzato questa parure che è composta da collana con questo grande pendente ovale, orecchini molto semplici come montature perché volevo che l'attenzione cadesse proprio sull'immagine, quindi orecchini tondi con monachelle alla francese, e poi anello ovale. E se vi interessa, vi ricordo che potete trovare tutte le mie creazioni visitando la mia pagina di Facebook, troverete il link nella info box qui sotto. Andate a visitare gli album fotografici e leggete le descrizioni delle immagini per sapere di più sui materiali, le dimensioni e anche i prezzi. E se poi qualcosa vi intriga, non esitate a contattarmi in privato per avere più informazioni. Ok, basta con la self promotion e passiamo all'ultima categoria, che è quella dei libri, che come sapete conclude i miei video dedicati ai prodotti preferiti.
Questo mese non ho un solo libro da consigliarvi, ma ben tre, che fanno parte della trilogia Muchachas di Catherine Pancol. È il classico genere molto femminile, perché tutte le protagoniste sono donne, e si legge facilmente, è leggero ma è comunque appassionante, pieno di trame e sottotrame, ed è un po' il seguito di un'altra trilogia, sempre della Pancol, quella dei coccodrilli, perché alcune delle protagoniste della vecchia trilogia ritornano nella nuova trilogia Muchachas, insieme a molti altri personaggi, tutti molto appassionanti e le cui vite finiscono con l'intrecciarsi in modo interessante. Se amate i libri leggeri, facili da leggere, ma che comunque sono ben scritti e interessanti, io vi consiglio la trilogia di Muchachas. Li ho letti davvero in fretta, i primi due li ho letti durante le vacanze di Natale in 10 giorni, mentre il terzo l'ho finito circa a metà gennaio. Mi sono piaciuti molto e quindi ve li consiglio. E così anche stavolta siamo arrivati alla fine del video dedicato ai prodotti preferiti. Come sempre, io spero che le mie indicazioni vi saranno utili per orientarvi nei vostri futuri acquisti. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace e di condividere questo video con tutti i vostri amici. È arrivato il momento di salutarci, anche per oggi è tutto, io vi auguro una splendida giornata, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Woo! Ciao Jiu-Jitsers e benvenuti a un nuovo tutorial fai da te. Oggi vi mostrerò un modo semplicissimo per realizzare una fascia per capelli personalizzata proprio come quella che indosso, o come questa.